Abbiamo parlato del metodo del consenso, abbiamo visto come funziona e qual è la struttura decisionale che consegue l'utilizzo del metodo del consenso. Chiaramente il metodo del consenso risolve alcuni problemi, tra i quali quello più banale è che, come sappiamo tutti, la maggioranza non sempre è depositaria della verità. Però ci sono anche delle ragioni tecniche legate alla conduzione del gruppo e legate alla definizione del gruppo che vengono favorite dall'applicazione del metodo del consenso. La ragione tecnica principale è questa. Nel caso di una votazione a maggioranza, chiunque sia portatore di un'istanza tenderà naturalmente a costruire una rete di alleanze prima dell'assemblea. Quindi cercherà di spiegare, parlare, costruire il consenso sulla propria idea, sulla propria posizione nelle fasi prima dell'assemblea, in maniera tale da essere sicuro di arrivare in assemblea con la maggioranza. Questo crea una rete di alleanze che alla fine sfociano nella costruzione di fazioni. Il metodo del consenso invece non permette tutto ciò, perché il metodo del consenso prevede che l'assemblea decida tutta insieme quando è riunita. Quindi il metodo del consenso innanzitutto potenzia la presenza alle assemblee, perché chiunque può intervenire, chiunque può dire la propria e l'assemblea diventa un luogo principe veramente del processo decisionale di un multifactor. Ma soprattutto il metodo del consenso impedisce tutta questa costruzione di rete di alleanze preventiva e invece favorisce la preparazione di esposizioni chiare e ordinate da portare all'assemblea. Quindi il socio che deve portare una propria posizione all'assemblea, anche che sia una posizione dissonante, col metodo del consenso sarà naturalmente stimolato a costruire una convincente teoria legata alla propria posizione, una convincente esposizione, perché dovrà in sede di assemblea essere molto chiaro e convincere l'assemblea che la propria idea è migliore, anche se è in minoranza. Non è necessaria la maggioranza, è necessaria la chiarezza. Non è necessaria la maggioranza, è necessario avere un progetto convincente. Ecco quindi che il metodo del consenso riduce grandemente la costituzione di fazioni e alleanze preventive all'interno del gruppo e quindi in definitiva aiuta il gruppo ad essere più sereno e abbassa grandemente il livello di conflitto e di litigiosità del gruppo.